Autore della grande intesa, allora, Renzi, Berlusconi, Grillo, Salvini, siete tutti d'accordo? Noi abbiamo avanzato una proposta ai nostri iscritti in questo weekend, abbiamo chiesto se fossero d'accordo con una proposta di legge elettorale sul modello tedesco, con dei correttivi di governabilità, perché l'intenzione nostra è far vincere una forza politica e farle governare il Paese. Sono d'accordo per il 95%, quindi noi sosterremo questo modello di legge elettorale. Spero anche le altre forze politiche, perché qui l'obiettivo è uno, assicurare a questo Paese una legge che consenta a chi vince le elezioni di riuscire ad ambire a governare il Paese, e significa realizzare un programma elettorale senza inciuci. E questa legge lo può permettere, salvo che non si voglia invece, come dire, sabotare questa legge per provare a fare un'alleanza poi dopo le elezioni tra, allora, i vecchi partiti del Paese. Dunque, lei dice permetta a una forza politica. Ora non entriamo nei tecnicismi, però fondamentalmente il sistema tedesco potrebbe portare più o meno a essere rappresentati per un 30% tre grandi forze. Diciamo, ci siete voi, c'è il PD, ci sta il centrodestra, che poi si divide in Forza Italia e Lega, però che fondamentalmente, come dice lei, possono ambire tutte a vincere le elezioni. Per governare da soli mi pare che attraverso calcoli sempre complicati si debba arrivare almeno al 40%. Ora, magari siete bravissimi e trascinate il Paese, magari è bravissimo Renzi e trascina il Paese, magari è bravissimo Berlusconi e trascina il Paese al 40%, ma se no, due di queste tre si devono mettere d'accordo. In questo momento tutti tengono a dire sempre che il sistema elettorale farà in modo che il Parlamento dopo le elezioni si spacchi in tre, perché ci sono tre forze politiche che ambiscono a governare questo Paese. Io dico semplicemente una cosa, che gli elettori alle prossime elezioni non si ritroveranno a scegliere tra tre forze politiche, ma tra noi e quelli che hanno già governato questo Paese e lo hanno massacrato. E quando avranno questa possibilità di scegliere, io credo che presentando noi una squadra di governo prima delle elezioni, facendoci conoscere il più possibile dagli italiani, saremo in grado di ambire a quella soglia del 40% che ci permetterà di governare il Paese. Allora, questa è la stessa identica cosa che tra poco dirà Matteo Renzi alla sua direzione. Tutti ambite, ma qua, stando a un po' ai risultati elettorali, un po' ai sondaggi, siete tutti immobili allo stesso tempo. Io sono fiducioso, lo sa perché? Perché per esempio dal referendum non mi sarei mai aspettato che il 60% degli italiani votasse per il no. Io credevo nella vittoria del no, ma non in una vittoria così schiacciante. Io credo che alle prossime elezioni avremo delle grandi sorprese, perché gli italiani non ne possono più di quelli che hanno fatto la legge Fornero, il Jobs Act, la buona scuola. Credo che, ripeto che... credo che proveranno a liberarsene di questi partiti, almeno dal governo del Paese. Se dovesse esserci Renzi qua, e prima o poi magari riusciremo a mettervi insieme, gli direbbe, ah sì, vale il referendum. Referendum, io ero da solo per il sì e ho preso il 40. Allora governo io. Allora, il punto è, non teme almeno veramente la maggioranza degli italiani gli aveva detto vattene a casa, visto che hai detto che se perdi te ne vai e lui a casa. Ha detto di no. Che è tornato, e lui ha detto di no, ha detto ci ho pensato, ma ho cambiato idea. Però, ecco Lorenzi che sta parlando, credo, vero? Sentiamo un attimo cosa sta dicendo. Autorevoli esponenti, a cominciare dal presidente del partito, dal ministro dei beni e delle attività culturali, che sono convinti sostenitori della scelta sul modello tedesco e che da questo podio hanno, in modo molto signorile, autorevole, criticato, mettiamola così, anche il taglio della relazione nella parte in cui ho dato l'impressione, qualcosa più di un'impressione, di arrivare all'accordo sul tedesco più come... Vabbè, insomma, abbiamo capito, adesso azione, inizieranno a... Doveroso, noi ci colleghiamo sempre... Allora, ci colleghiamo appena ci dite che entra nel vivo delle cose. Qual è l'aspetto che invece molti osservatori iniziano a percepire? Che si va a finire verso, diciamo, un'unione delle forze più omogenee e per quanto i tempi cambino, per quanto si trasforma l'Italia, la politica italiana, sembrano essere più omogenei il PD e Forza Italia di Berlusconi di quanto non lo siate voi. Su questo sono d'accordissimo. E su questo e siamo PD tutti e d'accordo, Italia immagino. Vadano d'accordissimo con questo. Però... su questo sono d'accordissimo con lei. A questo punto però pure voi ci guadagnate, perché voi non siete più il bau bau antisistema, siete anzi quelli che sono andati a fare un po'
padri della patria, no? Anche voi tirate fuori il sistema elettorale con partiti con cui non vi capite, ma diciamo, ci guadagnate tutti, ci perde solo l'Italia che non la governa. Diciamo la cosa più importante di questa storia è che non è un caso che noi abbiamo a cuore il concetto di governabilità che sembra essere scomparso dalle preoccupazioni del PD e di Forza Italia che ne parlavano sempre. Perché noi stiamo chiedendo al Partito Democratico e a tutti gli altri che vogliano partecipare a questa legge di inserire un premio di governabilità che consenta ulteriormente, oltre a quel premio implicito, così si chiama, che consente già dal 40% di poter ambire a governare questo Paese, di permettere agli italiani di avere un governo stabile il giorno dopo le elezioni. Il problema è uno però, mi permetta di dire questa cosa, che io vedo una tendenza del PD e di Forza Italia a tentare di mettersi insieme anche dopo le prossime elezioni politiche, perché questo è un paese che ha bisogno di una visione di futuro differente, in cui bisogna convertire il parco auto in auto elettriche, investire nelle energie rinnovabili, investire in un nuovo ciclo dei rifiuti, sburocratizzare eliminando un po' di leggi. Renzi e Berlusconi invece sono il vecchio e rappresentano quelle lobby di questo paese che queste rivoluzioni energetiche, ambientali, lavorative non le hanno mai volute e proveranno a mettersi insieme per bloccare il processo di cambiamento del paese. E per questo io dico, alle prossime elezioni o ci siamo noi oppure votando un altro di quei partiti ci ritroveremo sempre allora. Renzi al governo e abbiamo già visto come governa. Lei farà un incontro con Renzi e Berlusconi? No, non serve. Guardi, il dibattito è stato principalmente parlamentare e pubblico. Ieri i nostri colleghi della Commissione Affari Costituzionali, quindi del Movimento 5 Stelle, sono andati dai loro colleghi del PD a portargli la proposta che avevano votato i nostri iscritti. Ma tutto quello che abbiamo proposto è pubblico. L'obiettivo nostro è, prima di tutto, accogliere l'appello del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica ha detto che dobbiamo fare una legge elettorale e dobbiamo farla omogenea tra Camera e Senato. E qua, diciamo, già c'è un primo tratto dei 5 Stelle, no? Prima, all'epoca di Napolitano, era uno dei nemici. Adesso, invece, il Presidente della Repubblica è una personalità di cui accogliere... Giorgio Napolitano si è permesso, secondo me, violando il suo ruolo istituzionale, di entrare a gamba tesa in una serie di cose che non gli spettavano. Mattarella, il presidente Mattarella, io da quando è stato eletto l'ho sempre visto un presidente super partes che è in grado anche di tutelare le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Allora, poi possiamo non essere d'accordo su alcune cose, per carità. Facciamo conto che l'accordo si faccia. Perché tutti dicono che è automatico votare in autunno? Perché in questo momento abbiamo il partito di governo che ha paura di fare la legge di bilancio, perché probabilmente, siccome vuole ascoltare tutti i diktat europei, vuole fare una legge lacrime e sangue per i cittadini, reintroducendo l'IMU, aumentando l'IVA, facendo una serie di cose impopolari, ma tra l'altro per me folli. E per questo che cosa fa? Strategicamente vuole andare a votare prima per evitare di perdere le prossime elezioni ancora di più, visto che farà la legge di bilancio. E poi c'è un altro dettaglio. Le elezioni siciliane il 5 novembre, anche quelle spaventano il Partito Democratico, nessuno ne sta parlando. Io credo che i siciliani ci regaleranno la prima regione 5 Stelle d'Italia e questo li spaventa ancora di più. Quindi è tutta strategia, però possiamo dirci una cosa, Floris, se veramente il PD avesse avuto a cuore il voto degli italiani, saremmo andati a votare dopo il referendum, quando è caduto il governo Renzi, invece di creare un altro governo ancora che non mi pare che abbia migliorato la vita degli italiani. Le famiglie italiane non è che qual è il problema? Benissimo. È che se non lo fa il governo in carica, questa manovra qualcuno la deve fare. Ci sono delle clausole di salvaguardia, cioè noi avevamo promesso ai partner europei, non all'Europa, altre nazioni come noi, avevamo promesso, guardate, se troviamo un buco nei conti, se lo trovate, automaticamente, non vi preoccupate, perché automaticamente salirà l'IVA. Dice Pierluigi Bersani, che bene o male di economia e di governo ne capisce, poi può piacere o non piacere, dice guardate, elezioni in autunno, la prima cosa che succede, primo gennaio, IVA al 25%, tasse più alte per 20 miliardi. E non si fa neanche in tempo per evitarlo. Ma noi infatti stiamo chiedendo di andare a votare a settembre, in modo tale che il nuovo governo abbia la possibilità di fare la legge di bilancio, perché quello che dice lei che cioè, data chiede? Noi abbiamo chiesto tra le due settimane centrali di settembre, al massimo l'ultima di settembre, perché poi se si slitta ad ottobre, allora ci sono magari più difficoltà per approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre. Vuol dire campagna elettorale d'agosto. Perché non vorrei terrorizzassero i cittadini. Non è che siccome si va al voto aumenta l'IVA. Il discorso è che bisogna avere il tempo dopo le elezioni da dare al nuovo governo per fare la legge di bilancio, che si deve fare entro il 31 dicembre di quest'anno.
Allora, quindi arriva il governo di Maio, è andare a votare, provare a mandarli a casa e quindi scongiurare una legge di bilancio lacrime e sangue per gli italiani. Allora, lei sta chiedendo le elezioni a settembre, il che vuol dire tra 3 mesi, il che vuol dire campagna elettorale praticamente immediata. Lei sa le turbulenze dei mercati, di questi famosi mercati, sempre d'estate capita, o no? Sono l'estate quelli che fanno paura a chi ha messo i soldi da parte. Allora, voi probabilmente, chiedendo le elezioni a settembre, avete già in mente, ad esempio, chi guiderà l'economia del paese. Avete già in mente chi si dovrà occupare del lavoro? Oggi 6.000 e passa disoccupati annunciati, bene che va all'Ilva. Allora, lei ha dei nomi da dare subito per dire tranquilli, anche se si va a votare a settembre, l'economia sarà in buone mani. Infatti lei ha anticipato la mia risposta. Proprio il nostro obiettivo è proprio questo, rassicurare sia i cittadini che i mercati sul fatto che ci sarà una squadra di governo pronta prima delle elezioni politiche, anche se si dovesse andare a votare a settembre, a fine settembre, e sarà una squadra di governo che avrà dei rappresentanti autorevoli dei dicasteri dell'economia, dell'interno, della giustizia, che parlino a quei mondi, oltre che a parlare ai cittadini, e raccontino quale sia la ricetta per risolvere i problemi dell'Italia. Allora, la ricetta base su cui la valuteranno è il... E il rapporto con la moneta che abbiamo, lei sa, uno Stato e due cose fondamentalmente, la sicurezza e la moneta. Allora, noi abbiamo una moneta che si chiama euro, lei chiede le elezioni da adesso a 3 mesi, vuole cambiare questa moneta? Prima di tutto io voglio recuperare la maggior parte delle risorse che si disperdono nel bilancio dello Stato, perché quando andremo a fare la legge di bilancio in autunno, anche se dovesse essere un nostro governo, sarà una legge di bilancio in euro, perché non c'è il tempo per fare alcunché da quel punto di vista della politica monetaria. E su questo noi poi abbiamo proposto negli anni un referendum consultivo, ci vorrà un anno per realizzarlo e in quell'anno io spero anche che sedendoci ai tavoli europei si possa aggiungere a miti consigli sul fiscal compact, sul quantitative easing e sui trattati che stanno anche distruggendo la nostra agricoltura. Cioè lei si farà un'idea dell'euro guidando il paese, poniamo che lei abbia... No, non voglio farmi un'idea dell'euro guidando il paese, io sto dicendo un'altra cosa, che nell'anno in cui si lavora all'indizione del referendum si può contrattare con la governance europea e con gli altri paesi per riuscire a cambiare questa Europa e spostarla dalle banche alla povertà e alla disoccupazione. Allora, mi dei dicono Matteo Renzi può essere... Ora arriviamo. Cosa sta dicendo Renzi? Il mondo che ci viene a dire, però adesso dobbiamo stare attenti perché si rischiano le larghe coalizioni. Quando erano gli stessi che 6 mesi fa dicevano, dobbiamo stare attenti, qualcuno potrebbe vincere le elezioni e governare. Guardate che alcune firme sono sovrapponibili. E talvolta sono gli stessi che dicono, state attenti, che si rischia l'instabilità. Se in questo paese non c'è stata l'instabilità e si sono create le condizioni per la più grande riduzione di tasse degli ultimi anni e quell'investimento che ad esempio Marcucci ricordava, è stato perché il Partito Democratico, in un momento di difficoltà, di sbandamento e di palude, in questa sede ha preso le redini del governo del paese e ha detto noi vi portiamo qui. E lo ha fatto. Allora, dove li ha portati Di Maio? Senta che piglio, rivendica il lavoro del Partito Democratico. Come ha detto, la più grande riduzione di tasse della storia di questo paese. Ma io lo chiedo ai cittadini, c'è stata questa riduzione delle tasse? A me non riserva. Hanno risposto loro, io non rispondo. Non è un sondaggio, dovremmo chiedere a Nando che arriva io più tardi. Io ricordo che Matteo Renzi in 3 anni ci ha lasciato 120 miliardi di euro di debito pubblico in più per pagare i suoi bonus e le sue promesse a mezza Italia. Maurizio Costanzo, una domanda per Di Maio. Maurizio Costanzo, buonasera. Buonasera Floris. Allora, Di Maio, vorrei dire che il 21 giugno ci sarà la prima prova della maturità, dell'esame di maturità. Ma lei, Di Maio, come andava a scuola? Non mi dica a piedi o in macchina, mi dica come andava. Allora, diciamo questo, ci si confronta spesso con questo tema. Anche Luca e Paolo l'avevano puntato, perché non la lasciano in pace? Mi sono diplomato con 100 su 100, oh. Se può rassicurare Maurizio Costanzo, quindi abbastanza bene. Vabbè. Allora, diamo il benvenuto di nuovo a Massimo Giannini e vi faccio vedere come è fatto Paolo Pagliaro, il punto. Di nuovo benvenuto. Paolo, benvenuto. Paolo Pagliaro, che noi conosciamo per i suoi editoriali a 8:30, ha anche scritto Punto, fermiamo il declino dell'informazione, edito dal Mulino, un libro interessantissimo che parla di comunicazione e che quindi ha anche al centro molte vicende che riguardano Beppe Grillo. Prego Paolo Pagliaro, benvenuto, una domanda per Di Maio.
No, beh, per Di Maio avrei parecchie domande. Una mi incuriosisce. Oggi la Regione Liguria ha approvato una legge che esclude i cittadini stranieri residenti in Italia da meno di 10 anni dall'accesso alle case popolari. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro questa legge, secondo me onorevolmente, insieme al Partito Democratico. Gli chiedo se questa sarà una linea di tipo nazionale per il Movimento 5 Stelle. Beh, la nostra linea è molto semplice. Se ci sono delle opportunità per fronteggiare l'emergenza abitativa di questo Paese, la priorità la devono avere gli italiani. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere solidali, dopo aver aiutato gli italiani, anche con la parte di stranieri in questo Paese. Allora, Massimo Zanni, hai sentito l'intervista a Luigi Di Maio? Vi prego, sempre quando è il momento che dice qualcosa di significativo, di darci Renzi. Prego Massimo. Sì, io vorrei tornare un attimo al tema delle alleanze, perché su quello Di Maio non mi ha convinto e non spiegano i 5 Stelle verso quale scenario andiamo. Intanto, vabbè, per coerenza, così come abbiamo detto di Matteo Renzi, che ha cambiato idea 10.000 volte sulla legge elettorale, la stessa cosa si può dire di voi. Ma insomma, la politica è pragmatismo e realismo, quindi mettiamolo nel conto. Però io voglio farle questa domanda. Realisticamente voi non potete pensare che governerete da soli, no? Perché prendere 40% dei consensi, onestamente, con tutta la campagna elettorale meravigliosa che voi potrete fare, io non lo so se la farete. La registrano e lo rilanciano. Vabbè, dopo le ma magari sì, la farete. Complimenti se la farete. Si diciamo che ad oggi io la vedo difficile. Allora però c'è una domanda alla quale voi non potete sfuggire. Se, questo invece è probabile, se voi arriverete primi alle elezioni, no? Poniamo con il 32% dei voti, bene. Che significa magari il 43-44% dei però sei. Non basterà, non sì, basterà sì, comunque. Allora, io penso, il Presidente della Repubblica vi darà l'incarico, perché sarà obbligato a dare un incarico esplorativo a lei, se lei sarà il candidato Premier, non lo so se questo sarà lei. Lo decideranno gli iscritti. Lo dici, per carità di Dio, non ci permettiamo di interferire con la volontà degli iscritti. Più uno. Però ecco, a quel punto lei va in Parlamento, lei o chi per lei, si presenta in Parlamento e con chi lo mette in piedi questo governo? Perché col PD mi pare difficile, con Forza Italia mi pare difficile, rimangono Salvini, Lega, oppure, che è l'ipotesi che ha fatto oggi Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, la sinistra a sinistra del PD. Mi dice con chi lo fate questo governo? Io penso una cosa, che se il Movimento 5 Stelle dovesse essere la prima forza politica delle prossime elezioni politiche e la prima forza politica parlamentare per numero di seggi, quindi stiamo oltre il 40% almeno dei seggi, allora in quel caso chiederà l'incarico di governo, si presenterà con la nostra squadra di governo, ci presenteremo alle Camere e su un programma, su delle proposte di legge, non sulle poltrone, chiederemo la fiducia ai partiti che vorranno darci la fiducia. Quindi aperti, però, senza... Il piano, sì, il piano esatto. Di Pierluigi Bersani della scorsa legislatura non andò benissimo. Esatto. Sì, perché lo disse pure Bersani, vado a parlare con i 5 Stelle e voi lo trattaste come lo trattaste. Perché? Perché in quel caso il problema è che quei partiti lì, per me e per noi, non avevano una credibilità. Erano i partiti che dicevano alleiamoci che faremo cose buone, ma vi siete già alleati in tutti questi anni, ci avete fatto la legge Fornero, la buona scuola, il Jobs Act, ci avete aumentato le tasse. Noi stiamo dicendo un'altra cosa, abbiamo la prima opportunità di governare questo Paese. In quel caso... Non nel è caso che vi diranno dice... non ve la giocate come Roma, no? Ma io penso che anche in quel caso... guardi, io le dico questo. Noi a Roma ci vogliamo prendere... Noi a Roma ci stiamo prendendo e ci vogliamo prendere tutte le responsabilità del mondo di risolvere i problemi di quella città, come ci vogliamo prendere la responsabilità di mettere a posto un paese che è stato ridotto in macerie. Paolo Pagliaro. Vi ricordo che fermiamo il decreto delle informazioni, ci sono capitoli anche molto all'inizio proprio, non parli anche molto della natura del movimento di Beppe Grillo. No, vabbè, io mi occupo della irrilevanza della verità nell'informazione di oggi e nella politica di oggi. E a un certo punto mi occupo della rete e, occupandomi del mito della rete, dell'ideologia della rete, ovviamente incrocio il Movimento 5 Stelle, che è il partito della rete. Io discuto del Movimento 5 Stelle due o tre cose. La prima è la copertura culturale, oltre che politica, che dà sia alla rete sia alle sue degenerazioni. La seconda questione è l'utilizzo della rete come grimaldello
per smontare la democrazia rappresentativa o da contrapporre alla democrazia rappresentativa. E la terza questione è questa frase di Grillo dell'anno scorso, sulla quale secondo me non si è riflettuto abbastanza, quando lui ha detto che si augura che gli italiani votino con la pancia invece che con il cervello. Ora, per chi vota con la pancia, la verità è irrilevante, e questo è esattamente il tema del mio lavoro. Volevo sapere cosa ne pensa lei. Io penso che la rete, come ogni altra cosa, non debba essere un'ideologia, quindi sono d'accordo con lei, non debba essere ideologizzata. È uno strumento, per noi è stato molto prezioso, per il Movimento 5 Stelle, perché ci ha consentito di affrontare la politica con pochissimi soldi, perché non abbiamo avuto sedi, ma avevamo dei forum che facevano incontrare persone, e poi andavamo nelle piazze, abbiamo riempito le piazze per anni, abbiamo fatto eventi pubblici, incontri pubblici. Quindi oggi dobbiamo anche dire che la rete si sta evolvendo e addirittura sta creando delle applicazioni che tolgono il loro ruolo a intere fabbriche. Ma il punto è la pancia, credo che sul il tema, punto... No, arrivo. Si vota con la testa o con l'emozione del momento? Basta, non ne posso più. Io ricordo l'espressione di Grillo, perché riguardava la campagna referendaria del referendum di dicembre, e lui diceva: non vi fate fregare da quello che vi sta raccontando il governo sul referendum, ma votate sentendovi e con non sentendo loro. Intelligenza emotiva. Matteo Renzi? Una sinistra radicale che non ha voluto l'accordo sul Rosatellum, che è bene dire con forza, cari amici e compagni, qualcuno di voi l'ha detto, che dite, però si poteva essere più decisi sul Rosatellum. Sul Rosatellum ci stavano Verdini e Salvini, perché ci hanno lasciato a piedi anche gli ex compagni di strada. È chiaro questo? Sul maggioritario, sul Mattarellum, non c'erano i numeri. E chi dice il contrario non si rende conto di quello che sarebbe accaduto ove noi avessimo portato una legge elettorale in Parlamento e questa fosse stata bocciata. Allora, Di Maio ci crede? Lui voleva il maggioritario, voleva il proporzionale, cioè voleva giocarsi le carte per governare lui, o voleva le condizioni per mettersi d'accordo con altri? Per non ridurre questa discussione poi a una discussione da club della politica, qui stiamo discutendo di una cosa: di fare in modo che chi vinca le elezioni non si debba andare ad accordare con quello contro cui ha condotto la campagna elettorale, perché noi abbiamo visto in questi anni, votavamo Bersani e ci ritrovavamo Letta, votavamo Berlusconi e ci ritrovavamo Monti, alla fine in questi anni ci hanno sempre fregato così. Giannini. Allora, no, ma per concludere, sì. Se il PD avesse voluto una legge in tal senso, cioè scientificamente progettata per far vincere il primo che arrivava, c'era già, ed era la legge che oggi è alla Camera, si poteva applicare al Senato e andare a votare. Poi si è presa quest'altra strada. Per noi l'importante è che gli italiani, quando vadano a votare nelle prossime elezioni, abbiano la possibilità di indicare una forza politica, e quella deve essere al governo. Allora, senza tocca più a Giannini, ma va a chiedere la parola a Pagliaro, poi Giannini, prego. No, solo brevemente, ma prego. È invece il diritto degli italiani a scegliere i loro parlamentari, che voi avete richiesto, sottolineato, rivendicato per molti anni. Con questa legge dove va a finire? Qui c'è il collegio uninominale e quindi gli italiani troveranno sulla scheda elettorale il nome del candidato del loro collegio, e poi c'è la quota proporzionale. Quindi adesso vedremo come si articolerà la legge, perché c'è il dibattito sul voto congiunto, disgiunto, ora non la voglio fare critica, però con questa legge il nome del candidato del proprio collegio lo trovi sulla scheda elettorale. Ma lei può fare un accordo con il PD, lei è il leader del suo partito presumibilmente, senza mai parlare con Renzi? Non vi parlerete mai, non farete una telefonata, non farete un incontro, ma è una cosa importante. Ma non sa qual è il problema? È che in questi anni le decisioni per gli italiani, invece di prendersi in Parlamento, dove spendiamo 100.000 euro all'ora... Ma lui non c'è neanche in Parlamento. Esatto, questo è il punto. Allora si dovevano prendere sempre altrove, e altrove si sono decise le peggiori cose per questo paese. Noi le vogliamo decidere in Parlamento, okay, lì dove Giannini ci pagano per lavorare. Senta, io ritorno proprio sui temi più concreti, ne avete fatto cenno prima, alla manovra, che è la cosa che sta più a cuore poi agli italiani che fanno la spesa tutte le mattine, oppure ai disoccupati che non hanno lavoro, o a quelli che l'hanno perso. Voi vincete le elezioni ai primi di settembre, metà settembre, se e quando si voterà. Vorrei sapere che manovra economica fate, dove trovate i 30 miliardi e come disinnescate, perché credo che non vogliate procedere,
le clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti dell'IVA. Mi dice 3-4 misure fondamentali su questo? Allora, ecco, e voglio portare... quando sta concludendo me lo mandate in studio. In questi mesi è capace ecco. di fare questo. O tutte le nostre discussioni sulle formule, sugli algoritmi, lasceranno il tempo che trovano. Vabbè, è una conclusione classica. Avete detto una cosa interessante. Vabbè, magari l'abbiamo seguito sul labiale, non ci è detto che lo si avete provato in tutti i modi, ma non ne ha detta una interessante. Magari stanno dicendo la stessa cosa quelli che guardano la trasmissione della Viale Nazionale. No, magari lo dicono anche di me, io lo dico di Senta, voi. Lei lo sfida, come lo vede? No, ma lei lo sfiderà, sarete lei, Renzi, un candidato di Berlusconi che non si potrà candidare, e Salvini. Qual è il punto di forza di Renzi e qual è il suo punto debole? No, io ho smesso anche di stimarlo come persona, come personaggio come politico. Come essere umano, diciamo. No, come personaggio politico, perché... No, questo lo dice lei. Io penso soltanto che alle prossime elezioni politiche, glielo ripeto, ci sarà un'idea di paese rappresentata da noi e poi da tutti gli altri. Anche perché o voti Bersani, o voti Berlusconi, o voti Salvini, sempre Renzi ti ritrovi a capo del governo, purtroppo. Quindi, allora, la risposta a Giannini. Questo è il problema. Arrivate al governo, grande festa in tutto il paese, i 5 Stelle cambiano il mondo, saranno cose bellissime, tutti in piazza, poi si trova il suo ministro dell'economia, che immagino sarà un professore, sarà un gran politico, sarà una persona con una grande capoccia, e deve trovare da un giorno all'altro 30 miliardi, se no l'Europa ci e poi deve ci fa evitare fare la fine della Grecia. Deve evitare 19 miliardi prima di aumenti di tutto, IVA. Ci dica lei una cosa interessante, visto che lei dice io che sono, non le dice io Renzi. Sono molto ottimista. Io sono molto ottimista sul fatto che in questo paese ci siano tantissimi problemi, ma quei problemi sono una grande opportunità di recupero di risorse pubbliche. Dai consigli di amministrazione delle partecipate di questo paese ci costano 9 miliardi di euro all'anno. La corruzione, è vero 60, 40, 70, ma con una vera lotta alla corruzione possiamo almeno drenare 10 miliardi di euro. Non è una manovra economica questa, aspetti, Di Maio, non è una manovra economica. Questa non è la manovra economica vecchio stile, perché qui non si è mai voluto combattere la corruzione. No, non lo è proprio, perché la corruzione, qui servono 30 miliardi a ottobre. Certo. E lei non è che arriva ai 30 il 30 settembre e dice scusi, faccio la manovra, lotta alla corruzione, i 30 domani miliardi. Non entra e neanche sto elencando le voci di spesa, poi se mi interrompe, scusi, abbiamo i 9 miliardi dei consigli di amministrazione delle partecipate, abbiamo 10 miliardi di euro di enti inutili, possiamo recuperare 10 miliardi di euro che non spenderete più. Certo. Quindi diciamo, voi li individuate, 9 miliardi da adesso, invece oggi stiamo 30 miliardi. Che oggi stiamo spendendo. Sì, ma non è che chiude il rubinetto e scompaiono, con un decreto... No, li spostiamo su un'altra posta di bilancio. E quelli non vengono pagati, o vengono licenziati, io non ho capito, vengono sciolti con un decreto. Allora, stiamo parlando dei consigli di amministrazione delle partecipate di questo paese. Abbiamo 5.000 partecipate in questo paese. Da un accorpamento possiamo recuperare almeno 9 miliardi di euro dai consigli di amministrazione, non dai dipendenti. Stiamo parlando degli amici che quindi la politica ha nominato per anni nei consigli di amministrazione. Lo fate per decreto, decreto certo. Legge. Come si può fare? Si possono recuperare i 10 miliardi di euro all'anno almeno dalla lotta alla corruzione, è un previsionale, quindi noi possiamo avviare le serie politiche anticorruzione. Guardi, abbiamo i 300 miliardi di euro. L'Europa vi boccia, se presentate no, questa manovra. Ma poi vengo anche all'Europa, mandano perché a casa mi scusi con Giannini, 4 in pagella, scusi, purtroppo. Mi scusi, perché poi vengo anche all'Europa in questa cosa. Noi abbiamo il Fiscal Compact che entra nei trattati europei alla fine di quest'anno. E io non sono assolutamente disposto a togliere soldi dalla sanità del popolo italiano, giusto, dai servizi sociali per darli giusto ad un fondo okay europeo. E anche giusto su allora quello dobbiamo questo alzare la voce. E dobbiamo alzare la voce. Pagliaro e poi torniamo sull'economia. No, starei un secondo sull'economia. E comunque avrei fatto altre 7-8 voci di spesa. Che ora le faccio dire. Siamo fermati lì. Se le banche rischiano di fallire, o quelle banche che rischiano di fallire, voi che cosa pensate di fare? Innanzitutto la prima domanda è se intendete salvarle. La seconda è con i soldi di chi? Dei contribuenti o dei risparmiatori? Noi abbiamo sempre detto una cosa, che se si deve salvare una banca, allora quella con i soldi dello Stato, allora quella banca deve diventare dello Stato. Perché a quel punto la banca diventa uno strumento per erogare prestiti alle famiglie italiane che vogliono acquistare una casa o agli imprenditori che vogliono un prestito o un fido. Ma dico anche un'altra cosa. Noi pensiamo che anche i crediti che in questo momento sono incagliati nei bilanci delle banche e non permettono a queste banche di avere performance virtuose, abbiano bisogno di essere recuperati all'interno delle banche. Cioè il recupero crediti che oggi non sta funzionando, di quei crediti che non stanno recuperando le banche,
devono essere recuperati internamente, non esternalizzandoli come si sta facendo e svalutando quei debiti che hanno le banche. Quindi su questo io penso che ci sia molto da fare, ma il principio è uno: non vogliamo più mettere soldi degli italiani in banche che restano private, allora, con gli stessi manager e che fanno altri buchi in passato, se no finiamo come l'Italia. Immaginerà Pagliaro che i soldi degli italiani scompaiono se quelle banche non vengono salvate. Noi abbiamo avuto nel recente passato degli interventi, per esempio per il Monte dei Paschi di Siena, che sono stati molto convenienti per lo Stato, tra l'altro. Perché, insomma, il problema non l'abbiamo risolto, perché oggi siamo di nuovo punti a capo. Ci sono degli osservatori che notano che da quando c'è un potenziale accordo sulla legge elettorale sembrano evaporare dei punti di rottura su cui ci siamo molto confrontati anche in questa trasmissione, ad esempio tra voi e il PD. Pensa alla commissione delle banche, no? Doveva nascere, c'era lo scandalo di Maria Elena Boschi, secondo Ferruccio De Bortoli aveva chiesto l'intervento di Unicredit su Banca Etruria, c'era il tema dello scandalo Consip, tutte cose di cui non si parla più. Non è che il primo effetto di questo accordo è una sostanziale pace politica fino a che non si arriva al voto? Lei ci dà l'occasione di parlare di nuovo dello scandalo Consip e dello scandalo Banca Etruria, che sono scomparsi dal mainstream. Cioè non se ne sente più parlare, quando invece abbiamo appreso negli ultimi giorni che Maria Elena Boschi non ha ancora querelato Ferruccio De Bortoli. Cioè significa che colui che la accusava di essere andata a Unicredit a chiedere di salvare la banca del padre, alla fine non ha querelato colui che la accusava. Quello che dico io è: a questo paese serve una legge sul conflitto di interessi, se no non ne usciamo più. Maria Elena Boschi, da ministro di quel governo che stava facendo un decreto per salvare la banca del padre, non poteva andare da Unicredit addirittura a chiedere di salvare la banca del padre, perché non c'è andata da Maria Elena, c'è andata da ministro Boschi, e quella ha una sua valenza quando bussi alle porte. Però sa cosa è passato, ad esempio, inosservato? Io mi sarei immaginato che una forza politica come la vostra l'avrebbe sottolineato in maniera più netta. Renzi ha detto che sul caso Consip ci sono state delle istituzioni che hanno tentato di sovvertire l'ordinamento. Ci sono state. Questa frase è una frase dura. Se ne assume anche le responsabilità, perché siamo tornati al miglior Berlusconi che accusava la magistratura quando gli indagavano le sue aziende o lo indagavano direttamente. E questo è Matteo Renzi. Sulla vicenda anche della commissione delle banche, come sulla vicenda del padre in Consip, il padre è ancora indagato nello scandalo Consip, per quello che ne so io, poi non so se Renzi abbia altre notizie, e quindi può anche fare il complottista, ma l'indagine resta in piedi. Sulla questione delle commissioni delle banche, questa commissione d'inchiesta sulle banche si doveva fare un anno fa, hanno temporeggiato e adesso vogliono Giannini andare a votare anche per farla saltare. Adesso infatti era quello che stavo per dire. Ormai se si va a elezioni in autunno, infatti, la commissione parlamentare sulle banche non nascerà almeno nemmeno. Il Partito Democratico risparmi la presa in giro di istituire una commissione d'inchiesta sulle banche e poi andare a votare tra quella non ci perché sarà più. Ecco, però la domanda che volevo farle, sempre nella chiave governerete forse, riguarda proprio il tema delle banche, e la prendo da un altro punto di vista. Cioè, voi avete sempre sostenuto appunto che in questi anni sulle banche è stato compiuto ogni genere di nefandezza sulla pelle dei risparmiatori, vero peraltro. E avete puntato spesse volte il dito sulle autorità di vigilanza. Ora, domani ci sarà l'assemblea annuale della Banca d'Italia, parlerà il governatore Ignazio Visco, che scade in ottobre, il suo mandato finisce a ottobre. A dicembre scade quello del presidente della Consob Vegas. Vorrei chiedervi, voi al governo in autunno, come vi regolate su queste nomine fondamentali per la vigilanza sui mercati? Cambiate il governatore della Banca d'Italia e chi mettete? Sia lì che in Consob, avete qualche idea? Avvieremo sicuramente una selezione pubblica che tenga conto del merito prima di tutto, ma c'è una cosa da fare in Banca Italia. Che vuol dire? Siccome fate mandare i curricula dalle persone che aspirano a diventare rispetto ai governi che utilizzano i cacciatori di teste, noi almeno cerchiamo di aprire il più possibile. Chi fa il colloquio? Mi perdoni per il governatore Banca Italia. No, ma le voglio dire una cosa. Prima ancora lei, di fare... Grillo... Prima ancora di fare... No, nessuno... Guardi, il chi, ministro... Cioè, no, non è quella la procedura. Il governo... Non si può fare. Io voglio dire... Però tutto, che fate? Prima però di tutto dobbiamo fare una cosa. Per nominare il vertice di Banca Italia dobbiamo tirar fuori e mettere fuori da Banca d'Italia le banche private, perché oggi Banca d'Italia è la banca che dovrebbe controllare le banche private, ma dentro Banca Italia ci sono i controllati, quindi il controllore sì, è anche il controllato, impedisce e questo dal nostro punto di vista muove... è una follia, quindi sì, però, mettiamo diciamo, fuori le banche private e poi riformiamo. Avete dei nomi in mente? No, non abbiamo nomi in questo momento in mente, ma sicuramente abbiamo
ha avuto a che fare con tantissime personalità di altissimo quindì rilievo. Quindi Visco voi lo volete il nostro cambiare? Obiettivo, sì, il noi vogliamo cambiare sia il governatore di Banca Italia sia il governatore di Consob, perché dovevano sorvegliare e monitorare Banca Etruria quando sono saltati i risparmi di centinaia di migliaia di italiani e non lo hanno fatto. Allora, Pagliaro, brevissimo, prego. Onorevole Di Maio, uno vale uno, è un principio che si applica anche nella medicina e nell'informazione scientifica? Che cosa vuol dire? Voglio dire, se può tranquillizzarmi, sì, che quando si parla di vaccini uno vale uno è una sciocchezza. Guardi, bisogna aver studiato per penso una cosa, la verità non è democratica è nella scienza. Prego. Mi dia la, in generale, poi le rispondo anche sullo specifico. Uno vale uno, non vuol dire che uno vale l'altro. Uno vale uno significa che nel nostro movimento i cittadini hanno la possibilità di votare su una piattaforma e orientare la linea politica del nostro movimento. Ma uno vale uno non significa che tutti possono essere scienza, tutti possono essere medico. Se la scienza va in una direzione, c'è un medico che dice una cosa, noi dobbiamo fidarci della scienza. E questo è fondamentale in un paese anche civile. Allora, giustamente mi ricordano Banca Italia commissariò Banca Etruria. Sono stati loro, non il governo, a commissariare Banca Etruria. Sì, vabbè. E poi sui titoli invece, io parlavo per esempio di Consob, che doveva monitorare sui titoli che si vendevano ai risparmiatori e poi quelle obbligazioni subordinate si sono rivelate carta straccia, sono saltate. E allora è il momento di affrontare davvero il tema dell'economia. Vizia Portelli.